La chiusura di una relazione non accettata e via le minacce, le continue persecuzioni per una donna di 26 anni, vittima di stalking da parte dell'ex convivente, pensionato, cinquantenne, finito in manette. Entrambi tarantini sono protagonisti di una storia purtroppo frequente. Da mesi i rapporti tra i due si erano inclinati, ma lui non ha mandato giù la separazione e ha dato inizio a una serie di soprusi e molestie, scenate spesso davanti agli occhi innocenti della loro bambina di soli 4 anni. Le continue assillanti persecuzioni avevano portato la 26enne a cambiare abitudini e spostamenti, ma ogni mattina puntuale il suo ex si faceva trovare davanti al cancello di casa con la pretesa di accompagnare la figlia all'asilo. Siamo ancora una famiglia unita, salita in macchina. Suonava più o meno così la voce con tono minaccioso e che terrorizzava la povera donna, al punto da convincerla a salire davvero su quell'auto, seppure contro la sua volontà. Più volte la 26enne ha denunciato di subire le persecuzioni e le minacce dall'ex, e a fare da epilogo alla storia drammatica, l'ultimo episodio che ha visto l'uomo scendere dalla sua auto e salire, questa volta, sul mezzo della donna, sempre però con le solite minacce e la pretesa di accompagnare la piccola alla scuola materna. La vittima impietrita non ha tentato neppure di reagire per non spaventare ulteriormente la bambina, secondando così la volontà dell'uomo fino all'arrivo a scuola. Nel tragitto, le continue minacce perché la donna ritirasse le denunce esposte nei suoi confronti. Arrivati all'asilo, però, la 26enne ha approfittato del momento in cui ha accompagnato alla porta la bambina per telefonare ad una parente e raccontarle tutto. A sua volta, la familiare ha avvertito i carabinieri, al che una pattuglia ha intercettato l'auto in via Alto Adige, bloccandola e ammanettando lo stalker. Un altro arresto, sempre per stalking, è avvenuto poche ore dopo a Massafra. Un 45enne ha minacciato di morte la moglie e ha tentato di sfondare il portone dell'appartamento della suocera, dove la donna si era rifugiata dopo l'ennesima aggressione.